Siamo qui di nuovo per difendere il diritto alla salute dei cittadini della Piana del Sile. Non si può chiudere un presidio senza fare prima un ragionamento di coordinamento con i territori. Oggi qui siamo anche con il sindaco di Eboli, Bellizzi e Siciliano proprio per coordinare una rete di interventi nella Piana del Sile, razionalizzare ma non tagliare i servizi drasticamente. Questo è triste per la cittadinanza. Questo è un livello che non viene più garantito. L'obiettivo dell'incontro che oggi noi stiamo chiedendo a Squillante è quello di fare un tavolo unico insieme alle organizzazioni sindacali, perché credo che l'attuazione del piano sanitario, condiviso anche dalle organizzazioni sindacali, debba tener conto delle esigenze dei territori. Il ruolo di pediatria debole è fondamentale, è vitale, e su questo noi non molleremo e chiederemo al direttore Squillante di fare una ripartizione sul piano sanitario che tenga conto delle esigenze dei territori. Perciò noi siamo qui a chiedere ad Antonio Squillante che incontri le istituzioni, incontri le mamme, incontri i sindacati, insieme di trovare una soluzione definitiva. Siamo qui nella sede dell'ASL per tentare di discutere di quelli che sono i problemi di riorganizzazione e razionalizzazione dei presidi di Battipaglia e di Eboli. In una governance moderna siamo presenti con tutte le istituzioni e gli stakeholder del territorio. Avremmo intenzione di fare un salto di qualità nell'ambito della discussione sui problemi che riguardano i cittadini, ponendo al centro la comunità di riferimento e ponendo fondamentalmente al centro quelli che sono i veri bisogni degli utenti. Siamo fiduciosi che col dottore Squillante si possa aprire una pagina nuova sulla rimodulazione dei servizi sanitari su tutta la provincia. Davanti all'ASL ancora protestano per riuscire ad ottenere che la pediatria rimanga aperta. L'hanno ottenuto perché lasciamo l'ambulatorio di pediatria aperto presso il presidio di Eboli, non ce n'è bisogno, però una fase transitoria, giusto per tranquillizzare queste persone, abbiamo deciso appunto di lasciarlo aperto e quindi potranno dormire sogni tranquilli perché c'è un pronto soccorso attivo e quindi garantisce ogni emergenza, c'è la struttura appunto pediatrica ambulatoriale per eventuali accessi per bambini che possono avere piccoli problemi e quindi tutti vissero felici e contenti. Fisico, gli ambulatori, le camere? No, assolutamente no, non c'è bisogno perché è già tutto pronto. Cosa sarà trasferito lì? Lì dove? Nella pediatria di Eboli. Ma verrà mantenuto un ambulatorio presso il quale effettuare le visite e ci saranno appunto dei pediatri che riceveranno le mamme che hanno bisogno di consulto. La classe politica chiede però un'apertura da parte sua nei confronti di questa situazione un po' delicata. C'è stata l'apertura perché era previsto appunto il trasferimento to cure della pediatria da Eboli a Battipaglia per mantenere appunto la terapia intensiva neonatale, vero elemento fondamentale in tutta questa storia che forse molti fanno finta di non aver capito o di non voler capire. Comunque l'apertura c'è stata perché apriamo l'ambulatorio, abbiamo mantenuto appunto il reparto di ginecologia, quindi credo che sono state date importanti risposte al presidio di Eboli che diventerà un vero presidio di specializzazione chirurgica e questo è l'elemento essenziale, ma sicuramente questi benefici cittadini che sono affaccendati ad altre questioni, non quelle dei politici che devono fare la loro carriera e si devono candidare alle elezioni regionali, non sono, come dire, inclini. La dimostrazione appunto che rispetto alle più di 1000 passaparti, o meglio registrazioni che avvengono appunto nel comune di Eboli, solo meno di 350 ne vengono effettuate nel comune. I cittadini non cercano questi, i cittadini cercano buona sanità, non cercano la sanità dietro l'angolo che magari non è buona.